Eccomi qua ragazzi, 5:10, mi sto avviando al Mease, ci sono. Allora, vado presto perché oggi ho 75.000 persone, ma il fischio venire qua a San Siro, ce la fa sempre la fila qua, ogni partita, ogni partita. Poi per il derby soprattutto ci mancherebbe altro. Allora, bisogna vincere. Ragazzi, bisogna vincere perché la Juventus si è persa, clamorosamente ha perso la Juventus. Ha perso anche il Napoli, ha già attenzione in casa con Lecce, 3-2. La Padula mancoso, l'ho vista. Proprio Napoli, proprio Gattuso. Vabbè, comunque tra noi dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere perché sulla carta non siamo i favoriti. Siamo i più forti, ragazzi. Che è diverso. Che è diverso. Sono i più forti. Siamo più forti. Siamo più forti di questo Milan qua. Poi è chiaro, il derby è sempre il derby. Può accadere di tutto, lo può anche perdere. È la classica partita della tripla. Ci mancherebbe altro. Però va detto, va riconosciuto che siamo i più forti. Non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura, abbiamo l'obbligo di provarci. Soprattutto di tornare ancora in vetta, ragazzi. A questo punto lasciamo essere ancora in vetta. E niente, ragazzi. Ho visto la formazione 3-4-1-1, che non so che c'è, ma sono proprio informazioni giornali, Sky. Io penso che Conte stasera giocherà col calcio 4-5-2. Eriksen o non Eriksen, non lo so, ci pensa lui. A me quello che interessa è portare a casa i 3 punti oggi. Ci sarà da soffrire. Come dice Sensi, si vince col cuore, ha ragione, però noi tifosi soffriremo perché anche stasera ragazzi è chiaro che perderemo, no, tutti quanti insieme, penso, almeno 4 anni, no, della nostra vita. Io ormai ho 150 anni, penso. Quindi ho già messo in preventivo, ho già preso le pillole per il cuore, quindi tutto a posto, ho già allettato 118, c'è problema. Quindi va bene così e niente ragazzi. Adesso attendiamo. Il derby che ricordo più volentieri, e beh, quelli che non hanno giocato, quelli dell'81 tra l'altro. Oh, no, non è vero, questa puttana, ragazzi, dove sfottò. Il derby che ricordo più volentieri, non lo so, spero sia questo. Spero sia questo quello che verrà stasera, è buono. Quindi vi dico, ragazzi, forza Inter, in bocca al lupo e. È l'ovvio. Ciao da Massi, ciao a tutti, ciao ciao.